di recensione su Arte per Te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per Te. Questa è Arte per Te. Arte per Te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi siamo di nuovo insieme per conoscere un nuovo materiale della pittura. Infatti oggi ho intenzione di farvi la recensione di un prodotto che non avevo mai utilizzato fino a questo momento e che ho avuto la possibilità di utilizzare perché la My Mary me lo ha inviato. È l'Oil Medium Eco. L'Oil Medium è un medium particolarissimo perché è un medium con le stesse caratteristiche dei solventi. Infatti questo sostituisce in pittura i solventi come la trementina, l'acquaraggia. A differenza di essi però questo non ha nessun odore, o quantomeno l'odore è appena percettibile ed è gradevolissimo perché è proprio odore di pittura, quasi di acrilico, ecco, più che della tipica pittura ad olio. È un medium diluibile in acqua. Cosa significa? Non che voi dobbiate diluirlo in acqua e quindi addizionarlo al colore, ma semplicemente che i pennelli sporchi di questo medium potranno essere puliti con della semplice acqua e sapone. Invece questo si unirà al vostro colore, qualsiasi tipo di colore ad olio, non per forza un colore My Mary, un qualsiasi tipo di colore ad olio, e renderà il colore più fluido senza scomporlo chimicamente, cosa che invece fanno i solventi che li sciolgono. Ricordiamoci la differenza tra i medium e i solventi. I medium si mischiano, no? Medium al colore, fluidificando, rendendo la pasta meno grassa, meno corposa, mentre i solventi proprio la sgrassano, la scompongono chimicamente, la liquefanno in un certo qual modo e quindi rendono più fluido il colore, ma ne rovinano anche la texture, ne opacizzano la luminosità. Invece con questo medium questo inconveniente può essere evitato, quindi si potrà dipingere a casa tranquillamente senza problemi di olfatto. Coloro che sono allergici alla trementina, che sono intolleranti a questi tipi di odori, non vi nego che anche a me dà molto fastidio, fa venire il mal di testa, quindi da questo momento in poi l'alternativa è l'Oil Medium Eco della My Mary. Adesso ci spostiamo sul piano da lavoro e vediamo come lavora questo medium. Benissimo, vediamo adesso come funziona l'Oil Medium Eco. Sarò molto severa con questo prodotto per due ordini di fattori. Il primo perché un solvente, come sapete, io lo uso difficilmente per la pittura, perché proprio per le componenti aggressive che lo compongono di solito distrugge quello che è il tessuto chimico del colore, e in secondo luogo perché, essendo un prodotto specificatamente atossico e quindi specificatamente studiato per un lavoro fatto da coloro che hanno problemi di allergie, di asma, piuttosto che lavorare in casa vicino a bambini, voglio essere sicura di consigliarvi qualcosa di effettivamente valido. Allora, la profumazione, vi posso dire, è quasi inesistente, e quello che esiste è qualcosa di piacevole e non dispiacevole, nel senso che ha un buon profumo, tra l'altro delicatissimo. Adesso io ne ho versato una minima quantità in un bicchierino di plastica e vediamo anche se tiene la plastica come solvente, perché voi sapete che tutti i solventi non possono essere tenuti, ma anche la sua confezione in plastica. Dei prodotti della My Mary, quello che voglio anche sottolinearvi è la particolare scelta che ho notato in questi giorni testando i loro prodotti, dei contenitori. Il mettere i prodotti in contenitori di plastica per me già è una grande comodità. Avere un solvente in un contenitore in plastica significa che se il solvente mi cade a terra, se dovesse mai cadermi a terra, il solvente non andrà a rompersi e spandersi per tutta casa, e questo è un motivo in più di sicurezza, perché voi sapete bene che, come me, dipingendo ci poggiamo nei posti più impensati, spesso il tavolo si riempie di materiali e basta un gesto veloce per far cadere il prodotto per terra. Amo di questi prodotti anche la confezione infrangibile in gomma, che tra l'altro è anche più leggera e si trasporta anche facilmente. Una cosa che interessa a molti ma non a tutti:
tutti. Oggi farò una prova su strada di questo medium con due prodotti. Un prodotto della Memeri, quindi un prodotto le cui componenti dovrebbero essere amiche, no? Quantomeno per nascita di fabbrica, mentre un prodotto di un'altra marca, in questo caso uso un olio Ferrari, sono tutti e due neri, proprio per farvi vedere la resa. E voglio farvi perché a noi interessa, quando andiamo a rimpinguare la nostra valigetta, di integrare i materiali con quello che già abbiamo. Io non vi suggerirei mai un medium e automaticamente cambiare tutta la vostra valigetta, assolutamente, ma dobbiamo comprare dei prodotti che si integrino perfettamente con quello che abbiamo. Poi man mano, se vogliamo farcela monomarca, andremo a sostituire i pezzi man mano che finiscono. Non sprecate i materiali, perché è molto importante averli, tenerli bene e tenerli a lungo e fino all'esaurimento della loro vita. Cosa notiamo? Questo diluente si chiama oil medium, quindi è studiato apposta per essere un medium, a differenza dei solventi classici, che in realtà non sarebbero proprio dei medium ma sono proprio dei solventi. La delicatezza di questo prodotto e la sua facilità di utilizzo però non deve portarvi ad usarne tanto. Non dovete eccedere, è anche raccomandato non usare più del 30% del medium rispetto al colore, perché sennò il colore si opacizza completamente e si smagrisce troppo. Allora, metto da una parte l'HD Memeri, di cui vi parlerò presto, di questi colori che mi stanno piacendo tantissimo, e dall'altra il colore nero della Ferrario, e comincio per esempio a lavorare già l'HD Memeri, quindi verso una goccina, ok, di prodotto, e vado subito a testarlo. La cosa bella di questo medium, di questa sorta di trementina atossica, è proprio che fluidifica il colore. Infatti vedete che la pennellata è veramente molto fluida, in più rende veramente scorrevole la pennellata. Cosa intendo per scorrevole? Questo: è sfumabile la pennellata, perché i toni riescono a raggiungere gradi di trasparenza diversi a seconda di quanto si tiri il colore, e il colore in questo caso può essere tirato veramente a lungo e cambiare la gradazione da un nero pieno a un grigio. Allora, studiandomi un po' la resa di questo prodotto, ho visto che si comporta esattamente come un qualunque solvente, comunque una qualunque trementina, guardate che belli, però con il pregio, appunto, come vi dicevo, di non inficiare quello che è l'ambiente circostante. Io ora sto dipingendo questa tela di nero perché mi serve appunto un fondo scuro. E vedete che il colore rimane in tutta... E perché ho usato un colore così scuro? Perché i colori scuri sono quelli che prima perdono lucentezza, che prima diventano troppo trasparenti, e vedete che qui pur essendo diluito al massimo, perché qui l'ho diluito al 30%, il colore mantiene la sua caratteristica di copertura, di stendibilità e di sfumatura. Quindi guardate, se passo piano il pennello si forma un altro tipo di grigio, quindi posso andare a intensificare i chiaroscuri a seconda, vedete, del tocco stesso del pennello e dello stendere del colore. Quindi con il prodotto Memeri funziona bene, e in più posso anche dirvi che già ha un buon grado di asciugatura, quindi io vedo che già qui, guardate, passo il dito ed è asciutto. Non so se mi spiego live con voi. Proviamo con un colore differente, di un'altra marca, tra l'altro più ricco in olio, perché si vede proprio evidentemente, guardate la pozzetta di olio che ha questo e guardate invece la struttura fissa che ha quest'altro.
questo vi ricordate della Memeri, quella della Ferrario, e aggiungo in proporzione, quindi su questo mi serve più prodotto, imbibisco bene il pennello e passo anche da quest'altro lato, e anche qui si comporta egregiamente, mesce bene il colore, si agglomera, non lascia striature. La composizione del colore qui è molto diverso. Naturalmente adesso vi faccio vedere anche, allora, vi faccio vedere anche il colore al naturale com'era. Questo è il colore che ho usato da questa parte a solo, per rendere l'idea di come modifichi, insomma, la tinta originale. E questo è l'altro olio che stavo usando. Quindi sono un olio un po' più fluido e un olio un po' più pastoso. Ok, e come potete vedere, voi non lo potete vedere, ma adesso vi faccio vedere. Ok, vedete in trasparenza? Qui si è asciugato quasi del tutto. Qui l'ho messo adesso, già i limiti esterni sono asciutti, spero che in trasparenza si noti. La zona che risulta in videocamera opaca è la zona asciutta. Naturalmente il colore trattato con questo medium perde un punto di lucentezza, ma ne perde a seconda della proporzione. Io qui l'ho usato al massimo, quindi al 30%, vi ho fatto vedere la resa usata al massimo. Ma quello che voglio dirvi io è che la cosa è del tutto ininfluente, perché questo succede con qualsiasi solvente. La cosa di cui l'olio necessita sempre è una buona verniciatura alla fine dell'operazione di pittura, anzi 6 mesi dopo sarebbe l'ideale, come vi dico sempre, con cui fare riacquistare la lucentezza al quadro. Ora però, se il colore è scomposto chimicamente, quella verniciatura non farà altro che andare a sostituire la materia del colore, riappiccicando, lasciatemi il termine, le particelle di colore sul quadro. Se invece la pittura rimane composita, come in questo caso, perché il prodotto non è talmente aggressivo da andare a sgretolare la composizione del colore, allora quel colore sarà una sorta di filtro specchio che cercherà di esaltare tutte le sfumature intrinseche del colore stesso. Ecco perché io non vi suggerisco di usare mai la trementina per dipingere, ma posso suggerirvi invece di usare un prodotto come questo, che trovo ottimo, di ottima resa. Guardate qua, è asciutto, cioè con un olio, con un colore ad olio ed una trementina, e anche un colore ricco in olio come questo, è asciutto, non mi impiastriccio le dita, ok? Rimane leggermente l'ombra dello scuro, perché vabbè, è il colore, la pigmentazione, ma non rimane la cremosità dell'olio. Vedete, si sta asciugando con una rapidità incredibile. Questo cosa vi darà la possibilità di fare? Velature, sovrapposizioni, il fatto di poter dipingere velocemente con i colori ad olio. Molto spesso mi chiedete come faccio, la trementina mi rovina, mi smagrisce, e il mantenere comunque la densità del colore tutta omogenea, perché vedete che un colore grasso con un colore meno grasso in olio hanno poi alla fine una resa simile, quindi dare anche un tono di unità all'insieme del quadro. Questo diluente è anche miscibile con acqua, nel senso che può essere quindi usato anche con gli oli diluibili ad acqua. Se avete problemi nell'usare altri tipi di solventi e avete quindi una valigetta diluibile ad acqua, è un prodotto versatile, lo trovo veramente buono, ve lo consiglio di cuore. Voi sapete, Arte per Te non fa pubblicità. Io ho un principio morale forte, secondo cui se l'azienda mi manda un prodotto
prodotto che non mi piace, dopo averlo provato, lo rimando indietro, come è accaduto tante tante volte. Se io arrivo qui davanti alla videocamera e spendo il mio tempo, non essendo pagata, perché l'azienda non mi ha pagata, per consigliarvi un prodotto, è perché ho avuto la possibilità di provarlo grazie all'azienda. Come sapete, poi io ve li regalo i prodotti che mi arrivano, quindi non mi rimane proprio nulla, e posso darvi un consiglio amichevole. Se vi serve un solvente che abbia le stesse funzioni di una trementina e che non abbia la puzza, si asciughi rapidamente, non scomponga chimicamente il colore in maniera cattiva come fa la trementina, che non sia pericoloso sotto nessun punto di vista, che abbia un packaging resistente, questo è il prodotto che fa per voi. Spero che questa recensione vi sia servita, vi abbia più che altro fatto vedere la prova su strada, vedete? E l'asciugatura velocissima, questa è impressionante. Questa qua è impressionante, veramente, con l'HD My Mary e l'Oilin, cioè un quadraolio asciugato in 20 minuti. Va bene, le nuove frontiere della pittura, anche se questi prodotti sono sul mercato già da tempo, ma essendo io una abitudinaria, stento ad acquisire materiali nuovi, e questa per me è una bella sorpresa. Giocherò con queste cose ancora per molto, spero giochiate anche voi. Ci vediamo dopo! Insomma, un buonissimo alleato per la pittura che due di voi avranno la fortuna di provare. Infatti la My Mary me ne ha mandato più di uno e quindi due li metto a vostra disposizione. Come fare? Un semplicissimo giveaway. Bisogna essere iscritti al canale YouTube di Arte per Te, alla pagina Facebook di Arte per Te, leggere il regolamento che metterò qui sotto nel box informazioni e lasciare sotto al video un commento. Magari ditemi perché lo vorreste ricevere, che tipo di quadro vorreste fare, insomma fatemi volare con la fantasia. Bene, il giveaway si apre dal momento della pubblicazione di questo video e la data di chiusura ve la scrivo qui, ok? E naturalmente la troverete anche nel regolamento giù nel box informazioni che vi prego di leggere. Vi ricordo di seguirmi anche sulla mia pagina Facebook, lì potremmo avere un contatto diretto, e di seguirmi anche sull'account Google Plus, perché vi ricordo sempre che se non avete un account Google Plus attivo non potrete interagire con me sul canale, cioè non potrete lasciare il commento ma io non potrò rispondervi, quindi state sempre attenti ad attivare l'account Google Plus e a che le impostazioni del vostro account lasciano commentare i vostri commenti, guardatelo tra le impostazioni. Bene, detto ciò vi saluto e vi rimando alla prossima recensione. Da Ombretta e d'Arte per Te è tutto, arrivederci, in bocca al lupo!